Ho sbagliato, non così. Sbagliato. Ecco, questa è una delle mappe che personalmente ancora non mi piace, ma proprio non riesco a capirla, non riesco a volerla apprezzare in qualche modo. Semplicemente perché è brutta? Sì, è odiosa. Chi è che adora questa? Chi è? Tu scrivi nei commenti che ti piace questa mappa, Lago Daral. Qualche problema? Ce la possiamo dire tranquillamente. Come fa a piacerti una mappa del genere? Trovi di bello. Ma ho fatto a mancarlo. E tutti la stanno, eh? Lo so che l'ho già avvistato. Lo voglio avvistare di nuovo. Potrò decidere di avvistarlo di nuovo o non posso? No, dai, ci metto 3 anni a ricaricare, mo. Sì, lo so che sta là, lo sto ignorando. No! Però non ti vedo. Un po' complicata sta situa. Attenzione al riquadro designato. Da qua. Qua dietro. Questo cannone lo odio. Si muove troppo sto cannone, si muove troppo. Non so se mi vede. Che rabbia. Non passa il colpo, lo sai? Meno male. Il posizionamento iniziale è tutto. Dato che andate a 80 km orari, dovete arrivare quanto prima in una zona vagamente buona. Ora qua no, perché sennò siamo troppo scoperti. Però io farei una cosa del genere. Sicuramente una chiamata di artiglieria, un po' di binocolo. Me la rischio ancora un po'. Vai, non c'è nessuno. Qua. Boh. Ah, non vanno manco giù sti cacchio di... Come on, una kill con l'artiglieria. Non vanno manco giù, dicevo, queste cacchio di ringhiere. Serve per forza il cannone. Miseria. Che bello fare una kill. Ui, c'è qualcosa qua. Psst. Vabbè. Hai sparato prima. Se hai un 100... No! Si è fermato, si è messo lui a fare la... Il problema è che mo' ha ricaricato.
Sta proprio qua. C'è un IS qualcosa. C'è un IS qualcosa. Senti, facci tu, io non vado. Col K che vado. Una cosa molto importante, quando avete il binocolo, ok, così, se tenete premuto, premuta la barra spaziatrice, vedete che il cannone segue la direzione del vostro binocolo, è molto importante, in modo tale che mirate sempre, avete sempre il cannone pronto, nella giusta direzione. C'è quello che mi crea un po' di problemi, come facciamo? Mi stanno pushando? Eh già. Ha sparato? Cattoletta non gira così. Ma stiamo scherzando, raga? Ma io non scherzo. Ma è un fottuto scherzo! È un fottuto scherzo! Ma non gira a 360, ricorda... What? Normale che state tutti là, dai. Quello è lo spawn vostro. Ma è lo spawn vostro, sì. No! Ma dai, neanche uno. Corpo! Perché durante la partita mi si era mezzo buggato? Non noto nessun problema nella rotazione della torretta, quindi... Aspetta. Bingo! Eccolo! Sembra esserci un leggerissimo rallentamento quando io punto il cannone tutto giù. No! Si blocca! Giustamente! Giustamente si blocca! È giusto! Perché io avevo la depressione al massimo. Giusto, giusto. Si blocca! Ma dai, questa cosa non la sapevo. Pensavo che riuscisse a ruotare anche con la depressione al massimo. Questa cosa non ci ho mai fatto caso. Non è che gioco solo il RU 251 nella mia vita, voglio dire. Però questa cosa è da tenere a mente, perché io ero convinto di poter affrontare l'avversario anche in quella situazione, ok? E invece sono stato un po' tradito da questa cosa qua. Perché poi io torno con il cannone. Oh, raga, è così. Bisogna fare attenzione. Facciamolo vedere ancora una volta. Cannone tutto, io, vedete come, cioè, si gira la telecamera, ma non il cannone, poi quando lui, esatto, adesso sta tutto giù, non va, non va, va bene così, va benissimo. Ma io ti ho chiamato l'artiglieria, te lo dico. Ci vai davanti, ci vai davanti. Ti salva Devi. Come fai? Artigliere, se hai sparato non puoi più. Non puoi con l'artigliere bloccato. No, 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 no. Il servente è colui che serve. L'artigliere è colui che spara. Come spari se l'artigliere è KO? O è stordito? Wow! Ma sei serio?
ragazzi, ma è una grande cavolata, ma lo sapete anche voi. Lo sapete anche voi che è una grande cavolata. Ma che cosa significa? Sì, vabbè, è immortale. Il T-54 è immortale. Guarda caso ho fatto un gameplay. Ma che cosa significa? Non puoi! Semplicemente non può. Ma dai, da quel paese va. Grazie e arrivederci. È normale, ma è normale. Ci sono 800 milioni di carri. Sto schifo con le ruote. Stop. Più a sinistra era. Wow, sì. Wow. Ma che cazzo. Mi delude, mi delude questa bomba. Un pochino più a sinistra perché lo spawn è lì effettivamente. Però miseria, oggi non ce la facciamo col bombardiere. Unità premium tedesca RU251, un carro armato leggero in grado di arrivare fino a 80 km con un cannone da 90 che spara ogni 8 secondi dei proiettili anticarro, gli M431, delle mitragliatrici 7.62 abbastanza inutili e un brandeggio verticale -9.20. Abbiamo visto anche nel dettaglio quel piccolo problemino quando arrivi a un certo punto di rotazione e appunto il brandeggio verticale è al massimo verso il basso. La rotazione comunque rimane molto buona. La corazzatura, questo carro non ha corazzatura fondamentalmente, ha un pilota, come giusto che sia, un artigliere, un comandante e il servente. Delle ottiche che non mi fanno sognare, però ripeto, è un carro armato che sicuramente adora uno scontro corto medio raggio, perché tu arrivi prima, spari per primo, si spera, spotti e ripeti. È un carro che ho giocato tanto nel tempo e sicuramente l'avrete visto anche in live. Sentivo l'esigenza di portare un po' di carri armati tedeschi perché mi sembra giusto così. Se avete qualche richiesta ben specifica, mi raccomando, scrivete nei commenti. Nei prossimi giorni arriveranno dei nuovi gameplay di unità che ancora mancano sul canale. Quindi ora più che mai, ragazzi, mi raccomando, se questi contenuti sono di vostro interesse, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e commentate, così facciamo crescere anche la community e il gioco a livello italiano e il mio canale, ok, DaviJ90 Games. Io penso che vi ho detto tutto. Ovviamente a supporto mettiamo l'H16, c'è poco da pensare, da discutere. Bomba da 2500 in queste clip purtroppo non è arrivata la kill perché l'ho sganciato un po' frettolosamente, anche avendo un pochino individuato la zona di sgancio, però ripeto, non ho fatto centro e questa cosa un po' mi fa soffrire dentro. Ci rifaremo sicuramente, ragazzi. Video terminato, io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni e noi come sempre ci vediamo con un prossimo gameplay. Ciao!